Esercizio numero 14, Amaldi, pagina 804. Voltmetro di resistenza interna mezzo mega ohm misura una DDP di 6 volt ai capi di questa resistenza da 1 mega ohm. Si chiede quale sarebbe la differenza di potenziale tra A e B senza il voltmetro. Innanzitutto notiamo che questa situazione non è assurda, come potrebbe sembrare. Infatti, di solito i voltmetri hanno una resistenza interna che è 10.000 volte più grande del fondoscala che misurano. Dunque questo voltmetro ha un fondoscala di 50 volt, perché la sua resistenza interna è 10.000 volte più grande, come numero, dei 50 volt di fondoscala. Fondoscala 50 volt ne misura 6. Quindi i dati del problema sono consistenti, cioè sono coerenti tra loro. Per risolvere il problema, distinguiamo i due casi, senza voltmetro prima, con il voltmetro poi. Notiamo anche che non viene data la forza elettromotrice. Il suo valore lo ricaveremo con il circuito con il voltmetro. Lo vediamo dopo. Cominciamo con il circuito senza voltmetro e capiamo subito che, essendo le due resistenze uguali, la tensione F generata e erogata dal generatore si ripartisce in due cadute di tensione uguali sulle due resistenze e quindi F mezzi la prima caduta, F mezzi la seconda caduta. Questo è intuitivo, ma può essere anche dimostrato rigorosamente, scrivendo l'equazione del circuito, che è la seconda legge, che è la legge di Ohm generalizzata. F uguale la resistenza totale, che è 2R per I. Immediatamente possiamo porre R per I uguale delta VR, sarebbe la differenza di potenziale ai capi di ciascuna resistenza, R per I, quindi abbiamo F uguale 2 volte delta VR uguale F mezzi, facendo la formula inversa. Possiamo anche seguire un procedimento più lungo, che è quello di ricavare la corrente dalla legge di Ohm generalizzata, che viene F diviso 2R, e poi moltiplicare questa corrente per R e trovare la caduta di tensione ai capi di ciascuna resistenza. E alla fine troviamo lo stesso F mezzi. La domanda del problema è quanto vale proprio questa delta VR. Abbiamo appena visto che vale metà della FEM. Il problema a questo punto è quanto vale la FEM. Anticipando già da adesso che troveremo 24 volt, il risultato sarà che la caduta di tensione ai capi di ciascuna R è 12 volt, F mezzi. Vediamo adesso come facciamo a dire che la FEM è 24 volt. La calcoliamo dal circuito con il voltmetro. Partiamo come al solito dalla legge di Ohm generalizzata, dove stavolta la resistenza totale è la somma, perché è una serie tra la resistenza di questo parallelo e la resistenza R. R parallelo più R. Si vede anche nello schemino, la FEM tirata su, il voltaggio tirato su dal generatore e poi le due cadute di tensione ai capi del parallelo, questo, e ai capi poi della resistenza R. Quindi la legge di Ohm generalizzata è F uguale la resistenza totale del circuito per I'. Da notare che I' è diversa dalla corrente di prima, perché adesso il circuito offre una resistenza complessivamente minore di prima, in quanto questo parallelo ha una resistenza minore di un mega ohm, cioè di R da sola. Questo perché sappiamo che l'aggiunta di un secondo ramo dove può passare la corrente abbassa sempre la resistenza di un parallelo rispetto alla resistenza di un resistore singolo. Ricordiamo che il nostro obiettivo è calcolare la FEM. Intanto calcoliamo la resistenza del parallelo con la solita formula degli inversi, poi ribaltiamo e troviamo 0,3 periodico mega ohm per il parallelo, che è un risultato ragionevole, perché infatti il parallelo offre una resistenza minore di entrambe, quindi minore anche di mezzo mega ohm, che sarebbe il voltmetro, infatti 0,3 periodico. Tornando alla legge di Ohm generalizzata, viene F uguale, questo è 0,3 periodico mega ohm, questo è 1, quindi 1,3 periodico mega ohm per I', e mi calcolo I', che risulterà espressa in funzione della FEM, F diviso 1,3 periodico mega ohm, formula inversa.
ora sfrutto l'informazione che il voltmetro segna 6 volt tra A e B. Infatti, questa differenza di potenziale, delta V parallelo tra A e B, 6 volt, si può calcolare con la prima legge di Ohm, quindi moltiplicando R parallelo per la corrente che scorre, I' sostituisco l'espressione che ho trovato prima, R parallelo lo conosco, e quindi fa 0,25F, quindi F quarti. Quindi vuol dire che 6 volt è F quarti. Con la formula inversa, F è il quadruplo di 6 volt, è 24 volt. Quindi abbiamo trovato, appunto, come dicevamo prima, che la FEM è 24 volt. L'andiamo a sostituire in delta VR, che era la DDP ai capi della resistenza senza voltmetro, che era F mezzi, e quindi 24 volt mezzi, 12 volt. Riassumendo, con il voltmetro la DDP cala a 6 volt, senza voltmetro la DDP tra A e B era 12 volt, quindi il voltmetro ha dimezzato la DDP.